E a nome di tutti noi di Riolo, e quindi mi faccio carico perché mi hanno dato questo onere barra onore, vi dico grazie. Vi chiedo scusa per le incomprensioni se ci sono state. So che oggi, soprattutto nell'ora di pranzo, c'è stata qualche interferenza. Non possiamo fare tutto, solo Dio è perfetto. Quindi noi vi ringraziamo per tutto quello che ci avete dato. Vi portiamo nel cuore, voi portateci nel cuore. E quindi arrivederci alla prossima volta e quindi adesso lascio la parola per il gran finale al nostro presidente, il grande Mario Adinolfi. E grazie, grazie a Mauro Turrini, un applauso a Mauro e attraverso Mauro a tutti gli amici di Riolo. Ho a cuore davvero le decine e decine di volontari che sono stati in cucina, ci hanno portato da mangiare ieri sera, ci hanno fatto stare bene suonando, ballando, è stato un momento veramente di festa. Grazie ai volontari della festa nazionale della Croce. Saranno pochissimi minuti e andiamo a casa. Torniamo a casa. Andiamo a casa, credo con gli occhi, col cuore pieni di bellezza. Vorrei che essere popolo della famiglia oggi sia tornare a casa andando a dire le soluzioni che proponiamo rispetto a un mondo che non va. Avete inquadrato in quel bellissimo video, grazie a Max Exposito, grazie a Alex Zino, grazie a Guido Mastrobuono, avete inquadrato la prima pagina della Croce, il primo numero. E c'era il mio editoriale che si intitolava "Vi piace un mondo così?". È questa la domanda che noi stiamo facendo in questo momento all'Italia. Vi piace un'Italia così? Ma non dobbiamo fare tra noi. Cioè, dobbiamo imparare un dato veramente, che siamo stati ora tra noi, siamo stati bene, siamo stati in una condizione di gioia. Pochi chilometri da qua c'è una festa nazionale, anch'essa, di un giornale che è morto. E lì c'è ceto politico senza gioia con Matteo Renzi. Qui c'è un popolo che ha accompagnato con gioia un percorso politico. È tutta un'altra cosa. Lì si va a cercare un posto. Qui si viene per dare un posto a un amico. Questa è la differenza sostanziale. Questo siamo noi. E allora dobbiamo andare a casa ora per parlare fuori dal nostro recinto. Guardate che fuori dal nostro recinto ormai è diventato anche parlare in parrocchia, eh? Cioè, qualche volta è parlare in famiglia, attenzione. Ma dobbiamo essere davvero forti e andare oltre noi stessi. Solo così vinceremo questa sfida, raccogliendo quel milione di voti che consentirebbe alla storia di cambiare e all'Italia di diventare meno triste, credo. Cosa propone il popolo e la famiglia? Sono proposte semplici, al di là di tutte le riflessioni, della bellezza, anche del nostro essere contro, che noi rivendichiamo quando diciamo contro i falsi miti di progresso. Noi l'abbiamo messo sotto la testata della croce proprio perché non abbiamo paura di questa parola. Ma ovviamente c'è un grande siamo nel popolo e la famiglia per dire innanzitutto al paese che noi vogliamo bene all'articolo 29 della Costituzione con la Repubblica che riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. È un primo elemento di definizione di quello che noi siamo. Vogliamo bene a un'Italia che pensi a tornare a fare figli, perché nei figli troviamo gioia, futuro e senso, e quindi è necessario che il dramma della denatalità sia combattuto. È la prima emergenza nazionale, lo dobbiamo dire con estrema chiarezza. E poiché noi non siamo soliti chiamare le emergenze
per evocare spauracchi, ma forniamo le soluzioni, perché siamo un movimento politico. Noi proponiamo come primo provvedimento al Parlamento che ci dovesse venire eletti l'approvazione del reddito di maternità, che è la proposta del Popolo della Famiglia, circostanziata 1.000 euro al mese a ogni donna che liberamente voglia scegliere di stare a casa e crescere i propri figli, per liberare davvero le donne dalla schiavitù del lavoro a 600 euro per lavare le scale, a fare le segretarie degli avvocati o dei dentisti. Liberiamo, diamo un'occasione. Si chiama reddito di maternità, costa infinitamente meno del reddito di cittadinanza proposto dai grillini e non contiene quel disvalore che il reddito di cittadinanza ha, perché innesta un meccanismo economico virtuoso, non vizioso. Siamo il Popolo della Famiglia che propone, davanti alla tragedia dei bambini che non nascono più, il diritto universale a nascere come fondamento della nuova Europa, contrastando la cultura mortifera di chi vuole puntare solo sull'aborto indiscriminato. Siamo il Popolo della Famiglia che dice che un anziano, un sofferente, chi non ce la fa più, va aiutato, curato, amato, mai ucciso. E questa è la nostra proposta al Paese. Siamo il Popolo della Famiglia che ha visto entrare nelle scuole il gender e non ha avuto paura di scrivere nel proprio simbolo no gender nelle scuole. E questo vuol dire che siamo il Popolo della Famiglia che chiede per le famiglie italiane la libertà di scelta sull'educazione, piena libertà scolastica. È una proposta concreta, attuabile domani, per far risparmiare anche lo Stato. Siamo il Popolo della Famiglia che guarda al dolore, alla fatica, alla povertà di 5 milioni di italiani che non ce la fanno, che l'Istat dice stanno sotto la soglia di povertà davvero. E allora siamo quel Popolo della Famiglia che dice che prima di spendere 5 miliardi per quegli appalti in prefettura che vi ha fatto vedere Filippo Grigolini, bisogna dare aiuto e sostegno alle famiglie italiane in difficoltà, 1.582.000, con un sostegno specifico immaginato per la povertà. Proposte, amici miei, tornate a casa dicendo che siamo un partito che fa proposte. L'ho elencato in questo piccolo libro, ho voluto che questo diventasse un manuale delle risposte che diamo davanti alle emergenze del nostro tempo. Mi sono fatto aiutare, per chi l'ha già letto, da tante persone che pensano, dall'ispirazione degli amici che vedete qui, che non cito perché ormai ho fatto fin troppe volte, e per l'ispirazione che mi ha regalato ciascuno di voi in oltre 400 incontri che ho fatto negli ultimi 3 anni e mezzo, e vi dico grazie perché ovunque sono stato come a casa mia. Grazie davvero a ciascuno di voi. Ogni emergenza, ogni tratto pericoloso, ogni prospettiva immediata che nel prossimo futuro ci debba interrogare, ho provato a riassumerlo in questo piccolo testo, che spero sia un manuale proprio di utilizzo immediato quando c'è da dare una risposta. A me è servito scriverlo, e chiudo citando delle persone di questa terra. L'arcivescovo di Bologna Carlo Caffarra, sono riuscito a citarlo proprio nell'ultimo giorno prima di andare in stampa, che ci ha lasciato il 6 di settembre e diede un'intervista a Paola Belletti sul quotidiano La Croce, in cui disse, ricordando una lettera di Suor Lucia, che quella sulla famiglia sarà la battaglia decisiva. Ce lo diede da un'intervista bellissima e lunghissima che il quotidiano La Croce conserva
con orgoglio elemento della propria testimonianza nel mondo editoriale italiano. Pochi altri forse avrebbero pubblicato in questi anni due puntate, anzi, di due pagine ciascuna di un'intervista a questo grande pensatore, oltre che uomo di chiesa. Mi viene da pensare anche all'arcivescovo di Bologna di oggi, all'arcivescovo Zuppi, che è stato vescovo ausiliario a Roma Centro, quindi è stato il mio vescovo per anni, con cui ho avuto modo di incrociare un dialogo quando non era facile sui temi dei principi non negoziabili, che qui nel libro chiamo essenziali. E poi mi è venuto a citare proprio nelle ultime righe l'arcivescovo di Bologna, che era il predecessore di Caffarra, che è Giacomo Biffi. Ora, queste righe che andrò a leggere sono righe scritte prima dell'11 settembre, prima dell'11 settembre, e ve le cito affinché, spesso avete detto, in Voglio la mamma abbiamo trovato cose che poi si sono realizzate, ecco, affinché per ognuno di noi la capacità di lettura dei fenomeni sia anche capacità di anticipare e vedere il pericolo futuro. I cristiani fanno questo, guardano e capiscono, perché illuminati dalla fede. Noi in realtà siamo lampadine fulminate, ragazzi, io più di tutti voi, però illuminati dalla fede possiamo farcela. Illuminato dalla fede, Giacomo Biffi, principe della Chiesa, scrisse prima dell'11 settembre: io non ho paura dell'Islam, ho paura della straordinaria imprevidenza dei responsabili della nostra vita pubblica, ho paura dell'inconsistenza dei nostri opinionisti. L'Europa o ridiventerà cristiana o diventerà musulmana. Ciò che mi pare senza avvenire è la cultura del niente, della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo vantato come conquista intellettuale. Questa cultura del niente non sarà in grado di reggere all'assalto ideologico dell'Islam, che non mancherà. I cattolici, lasciando sbiadire la consapevolezza della verità e sostituendo all'apostolato il semplice dialogo ad ogni costo, inconsciamente preparano la propria estinzione. La lucidità di questo pensiero, forte, terribile per certi versi, ma che indica anche il male non esternamente a noi, ma dentro i nostri cuori, la cultura del niente. Ogni vuoto viene fisicamente riempito, e allora andiamo a riempire questi spazi con la nostra militanza, con la nostra fede, con la nostra forza, con le nostre proposte. E vedrete che troverete ascolto, perché il niente non si fa ascoltare, la verità sì, e voi siete portatori e testimoni di questa verità. Se uscendo da qui, andando a casa vostra, sentirete questa responsabilità che grava da oggi sulle vostre spalle. Perché o ci sarà il popolo e la famiglia nella prossima legislatura, o l'Italia sarà travolta, travolta da una legislazione che è il male in sé, il male in sé. La notizia più bella è che possiamo farcela. La notizia più bella è che la festa nazionale della croce dimostra che possiamo farcela, lo hanno dimostrato dei risultati straordinari in tutta Italia del popolo e della famiglia, lo ha dimostrato il risultato di Riolo Terme, ripetiamocelo sempre, 14,3% in un territorio dominato da quelle forze. Ce la possiamo fare, perché io sento su di noi lo sguardo benevolo di Maria Vergine, e non ho vergogna di svolgere gli occhi verso il cielo e implorare l'aiuto del cielo in questa nostra impresa. Dobbiamo saperlo fare con orgoglio e nettezza. Tutto questo è elemento di un combattimento da avviare. Saremo dei combattenti del territorio, casa per casa. Bellissima l'immagine di Fabio Torriero da questo punto di vista. Sovversivi del buon senso.
andremo casa per casa. Questo dobbiamo fare, se vogliamo quel consenso ce lo dobbiamo andare a prendere. Non abbiamo fondato un comitato culturale, non è un'associazione parrocchiale, è un movimento politico. I movimenti politici esistono se raccolgono consenso, se riescono a strutturarsi organizzativamente, se riescono a presentare le firme per essere presenti alle elezioni, se riescono a essere dentro un contesto di sistema estremamente complicato, un'attrattiva, un'alternativa rispetto al consenso che arriva ai partiti tradizionali, che dice bene sempre Toriero, sono morti. Questo è quello che dobbiamo fare. Testa all'organizzazione, cuore alla verità, gambe alla raccolta di consenso attraverso la comunicazione delle proposte, delle nostre concrete proposte per avere un'Italia migliore. Questa è la nostra battaglia, a noi la battaglia. Grazie. Ciao Riolo, grazie davvero, ciao.